Carissime, buona domenica. Anche oggi un consiglio molto interessante. Mi ha scritto Martina, una giovane donna che ha avuto un figlio e che naturalmente lamenta il fatto che il suo seno già prima non era molto prosperoso, dopo la gravidanza naturalmente si è ridotto e si è un po' ridimensionato. Questo può capitare, naturalmente se poi il bambino viene allattato è anche più facile che ciò accada. Allora, qualche piccolo segreto. Naturalmente l'intimo è importantissimo, il tipo di reggiseno scelto. Per far sì che il seno sia comunque valorizzato e acquisisca volume, bisogna scegliere dei reggiseni naturalmente idonei a rivestire un corpo che ha cambiato le sembianze. Quindi materiali quali la licra, materiali quali i preformati molto molto naturali naturalmente e degli elastici che non siano troppo in tensione. Secondo argomento, il colore. Se siamo piuminute nella parte alta, ovviamente è meglio indossare capi chiari. Ricordiamo sempre che il colore chiaro allarga la figura, il colore scuro invece snellisce e diminuisce. E quindi utilizzare cara Martina, anziché del nero, come per esempio io oggi un top nero, ma una blusa chiara che può essere un bianco, un panna, un burro, un vaniglia, già aiuta moltissimo. Seconda cosa, per dare volume sotto la blusa, perché non indossare un piccolo top che a questo punto diventa bello perché fa un gioco di trasparenza e in più crea volume. Terza ipotesi, per esempio, è propendere e scegliere abiti che magari abbiano la vita un po' alta. Allora, in questo caso la parte sopra diventa più voluminosa per effetto proprio che sotto seno vengono riprese le dimensioni per una cintura, magari un elastico, un piccolo dettaglio che cambia la silhouette. Spero, cara Martina, di averti aiutato e di aver dato buoni consigli anche a chi come te ha lo stesso tipo di criticità. A tutte e buona domenica!